Namaskar, benvenuti tutti. Namaskar. Bene, così siamo pronti per un'altra lezione del nostro corso. E vogliamo iniziare facendo una domanda a voi. Vogliamo sapere come va la meditazione. Una delle cose importanti nel corso di meditazione sarebbe che a casa riusciamo a portare avanti una meditazione tutti i giorni. Meglio ancora se facciamo tutti i giorni due volte. Così uno può avere un beneficio più profondo. Bon, bene, non tutti hanno risposto, però va bene così. Chiudiamo. E sembra che 85% di voi ha... Ok, 85% meditano tutti i giorni, perfetto. 15% un paio di volte alla settimana, va bene, ok. Grazie. Ok, andiamo alla revisione. Vuoi partire, Kamaleshwara? Sì. Avete delle domande riguardo a quello che abbiamo parlato le altre volte? Cioè, questi otto passi sono chiari a tutti? Capite anche la sequenza logica, il perché si fanno questi? Cioè, che una cosa, uno step aiuta l'altro, non si può arrivare in fondo se non si fanno prima gli altri bene? Questa parte è chiara per voi? Io vorrei fare delle domande, Anna, vai. Certo, con la voce, vai con la voce, ti attivi e poi puoi parlare. Ok, Namaskar. Namaskar Dada, Namaskar Cristian, Namaskar a tutti. Io volevo, spero di non impappinarmi, volevo approfondire degli aspetti perché ho avuto un po' di difficoltà nella comprensione di alcune cose. Allora, ho capito che sia Niyama che Yama hanno sotto cinque altri precetti, diciamo così, Principi, sì. che Niyama è rivolta verso l'interno e Yama è rivolta verso l'esterno. Per quanto riguarda gli yama che sono rivolti verso l'esterno, sono entrata un po' in conflitto perché alcuni di questi mi sembrano rivolti anche verso l'interno. Faccio un esempio. Ahimsa, che Christian l'altra volta ha detto che ha e si mette davanti perché sta a significare non, quindi non violenza, Non ferire, sì, non non ferire. ferire. Ok. Questo aspetto io l'ho trovato anche riferito a noi stessi. Sì, Non ferire te stessa, dici? perché ci sono degli aspetti che una persona può farsi anche violenza con se stesso. Cioè, Certo. non so come spiegarlo bene questo concetto, però l'ho trovato, cioè proprio nell'analizzarlo così, nel sentirlo, l'ho trovato anche qualcosa rivolto verso se stessi, anche per esempio una mancanza di consapevolezza, una mancanza di apertura verso gli altri, una repressione proprio della propria personalità.
vorrei che se è possibile avere un po' di chiarezza su questo aspetto. Ti ricordi il primo principio di Niyama? Lo ricordate il primo? È l'autocontrollo. E il comportamento da tenere in rapporto con... Questa occia vuol dire igiene ambientale, sì, fisica, sì, esterna del corpo, interna con l'alimentazione, sì, magari col digiuno, e poi c'è anche, sì, psichica, esterna e, sì, interna. Ok, psichica, sì, esterna vuol dire che tu fai in modo da non creare dei problemi guardando delle cose che vanno verso di te. Per esempio, se guardi un film violento, ti fai violenza, perché lo guardi tu, giusto? Sì, sì. Ok, sì, sì. Questo per esempio. Però anche saoccia interno vuol dire che tu tieni d'occhio i tuoi pensieri e fai in modo che i tuoi pensieri non feriscano te stessa. Per esempio, se tu ti arrabbi o reprimi o te la prendi con te stessa, questo non crea un'igiene mentale. Se sei invidiosa o gelosa o ti vuoi vendicare, sono tutte tendenze mentali, mm-hmm, che noi abbiamo già dentro, perché nell'evoluzione biologica queste tendenze mentali nascono proprio per difendersi dalla vita esterna, per esempio se qualcuno ci aggredisce. Per cui sono tutte cose che sono fissate attraverso il sistema neuroendocrino, ok? Ed è normale che uno si arrabbi, è normale che uno provi magari un momento di vendetta. Saoccia è fare in modo che eventualmente questi pensieri negativi, o chiamiamoli aggressivi, violenti, e nel momento che nascono nella mente, subito si cerca di contrastarli con un pensiero positivo. Però è sempre con te stesso questo. Mm-hmm. Invece in Ahimsa... Ahimsa ha a che vedere sempre con una seconda entità. Tu per te stessa non sei una seconda entità, giusto? Non è che ti vedi due. Non mi vedo due, però lo vedo anche come questo dialogo interiore con se stessi che mi ha mandato un po' forse in confusione, ecco, questa dualità che a volte abbiamo con noi stessi. Certo, questo saoccia proprio cerca di contrastare quella dualità che ti porta a essere, come dire, non morale, non etica con te stessa. Mm-hmm. Ho capito, va bene. Per esempio, nel corso della settimana di metabolizzare. Sì, per esempio anche il Santosh, essere appagati. Sì. Se una persona è sempre frustrante, sì, sempre che critica, sempre che è scontenta, alla fine si sta facendo del male da sola. Sì, 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 infatti lo vedevo così, proprio come entrambe le due cose, anche con una partenza, diciamo, da se stessi, ecco, in entrambe le due, sia in Yama che in Yama, vedevo una partenza da noi, con questo dialogo interiore, con l'intenzione che parte da noi, e questo che forse mi ha creato un po' di confusione. Ma in ogni caso, Yama parte da te, parte da te stessa, perché parte, sì, dal tuo interno, sì, e va verso l'esterno. Sì, sì. Niyama parte anche da te, ma va verso l'interno. Ok, va bene. Posso fare un'altra domanda? Sì, poi Dada puoi rispondere tu stavolta. Oh. Grazie Dada, sarebbe meglio. Allora, per quanto riguarda Asteya, non so se la pronuncia è corretta, sì. E l'altra volta abbiamo detto non rubare, inteso sia fisicamente che mentalmente, quindi proprio avere un'onestà anche intellettuale, no? Quindi la vedo come un'onestà. Questo aspetto dell'onestà vorrei sapere se è sempre rivolto anche verso se stessi, nel senso che ognuno di noi nasce con delle attitudini, con delle qualità che non sono uguali agli altri. Rinunciare a queste qualità, a queste predisposizioni,
È un po' come venire meno, come rubare a se stessi delle opportunità. Ok, l'idea è questa. Quando noi siamo in relazione a noi stessi, noi guardiamo i principi di Niyama e cerchiamo di applicare quelli. E quando noi siamo in relazione con gli altri, noi guardiamo i principi di Yama e cerchiamo di applicare quelli. Ok, così. Quando applichiamo Asteya, quando ci sono due persone o due entità, in quel momento noi guardiamo i principi di Asteya e con quei principi cerchiamo di risolvere la situazione con quella seconda entità. Usiamo i principi di Yama. Quando non c'è nessun altro, sono solo io, a quel punto lì le ferramente che ho sono i principi di Niyama. Così adesso io vedo la situazione. Ok, io devo, ho delle potenzialità che non uso, questo. Cerco di applicare i principi di Niyama. Così non guardo quelli di Yama. Adesso sto guardando quelli di Niyama. Queste sono le ferramente che devo utilizzare. Così quella situazione devo classificare nel una delle categorie di Niyama. Così quello che voglio dare è la base, come si dice, la base per scegliere quali sono le ferramente da utilizzare. Grazie. Posso fare un'ultima domanda? Sicuro. Grazie. Altri anche grazie possono tante. Fare. Eh? Ok, avanti. Ok. Non so se pronuncio bene, Rishara Pranidhana e Svadhyana insieme. Una mi pare che volesse essere tenere la mente occupata con delle letture spirituali che diventano per noi fonti di ispirazione. E l'altra mi pare volesse dire fare della coscienza cosmica lo scopo della propria vita. Ok. E in riferimento a quest'ultima, è un po' come abbandonarsi a questa coscienza cosmica, cioè come essere sempre nella presenza di questa coscienza cosmica e avere questa capacità di abbandono e di fare della coscienza cosmica lo scopo della propria vita, non è già una parte del samadhi, di essere già nel samadhi? Cioè, se io fossi capace di fare questo, è come dire aver già fatto il 90% di tutto un percorso, perché... Okay, Dada, diciamo, aiutami, ti prego. Diciamo che l'Ishwara Pranidhan sarebbe la pratica. Diciamo, noi tutti i giorni stiamo praticando di fare quello. Sicuramente quando uno si stabilisce completamente nell'Ishwara Pranidhan può raggiungere il Samadhi. Così la pratica di tutti i giorni che stiamo facendo sarebbe la pratica di Ishwara Pranidhan. Hai un po'... Grazie. Sì, va bene. Ok. Anna, per esempio, quando ti concentri sul mantra, il significato del mantra, va bene? Mm-hmm. Quel dhyan è proprio il rapporto con Ishvara Pranidhana. Sì, perché tu ti abbandoni. L'ho trovato proprio lì, cioè questa l'ho trovata certo. Proprio in quel dhyan lì. È come se da questo punto io andassi subito in quello scalino lì, ecco. Però, come diceva Dada, Ishvara Pranidhana è la pratica. In Ishvara Pranidhana, se poi avete l'opportunità di imparare anche da noi, quando ci vediamo fisicamente, la vostra pratica di meditazione personale, ok, con il mantra personale, quella è chiamata Ishvara Pranidhana. Ok?
e in Isvara Pranidhana avete diversi elementi e ce l'avete quasi tutti. C'è asana, c'è pranayama, c'è dharana, c'è dhyana. Nella meditazione abbiamo tutti questi elementi in una stessa pratica. Questo poi lo vediamo più avanti. Però Isvara Pranidhana è una pratica che all'interno c'è dharana, dhyana e ti porta ovviamente a samadhi. Però prima di arrivare a samadhi devi praticare Isvara Pranidhana. Così è come dire, come diceva il Dada, ti avvicini al fuoco, prima sei lontana dal fuoco, senti caldino, caldino, e poi più pratichi, più diventi tu Ishvara. Ishvara vuol dire, Isha vuol dire colui che ha il potere, e Ishvara vuol dire colui che ha il potere cosmico, colui che controlla l'universo. Quando tu fai meditazione diventi Ishvara col tempo. Sei già Ishvara potenzialmente, però devi ancora realizzarlo completamente. Vabbè, bene. Beh, l'abbandono è un grande dono ed è una delle cose più difficili da fare. Grazie. Prego. Ok, passiamo a quello, al soggetto di oggi. Oggi parliamo di mantra. Quello sarebbe la classe di oggi. Mantra nel tantra, nella pratica che facciamo, una delle cose più importanti è il mantra. Il mantra ci porta alla meditazione profonda. È come un strumento che abbiamo, che possiamo utilizzare per arrivare alla meditazione profonda. Cosa sarebbe un mantra? Semplificando, possiamo dire che il mantra può essere una parola o una frase. Però non una semplice parola, una semplice frase. Ha una vibrazione speciale. Questa vibrazione viene dalla combinazione dei suoni che sono in sanscrito. Il sanscrito è relazionato a certi suoni interni nel nostro corpo, che controllano certe facoltà della mente. Così, con una certa combinazione di suoni, possiamo avere un mantra che crea un effetto speciale nella mente. Dopo, il mantra va usato con un certo ritmo. Il ritmo di solito viene da un numero di sillabe del mantra. I mantra universale, come stiamo usando in questi giorni, come Baba Nam Kevalam, ha 8 sillabe, perché la M finale di Nam e anche di Kevalam contano come 2 sillabe. Così se contiamo sono 8. E i mantra collettivi universali di solito hanno queste 8. Il mantra personale, che è un mantra che solo si usa internamente per la meditazione individuale, di solito hanno 2 sillabe per collegare al ritmo della respirazione. Perché la mente, come abbiamo visto nel pranayama, dipende molto dal ritmo della respirazione. Così il ritmo del mantra collegato al ritmo della respirazione avrà un certo effetto nella meditazione silenziosa con un mantra personale. E il mantra deve avere anche un significato. Se non ha un significato, non ha lo stesso effetto. Quando noi mentalmente pensiamo al significato del mantra, c'è molto più effetto. Per esempio, se io chiamo uno di, possiamo dire, di stupido, però in una lingua che quello lì non capisce, non ha lo stesso effetto se io lo dico in una lingua che quello lì capisce. No? L'effetto mentale è molto diverso. Uguale il mantra, così quando uno impara il mantra, impara anche la ideazione, il significato del mantra. In poche parole, questo sarebbe il mantra. Qualcosa da aggiungere? Sì, penso che voi tutti avete sentito già la parola mantra.
viene anche usata molto nel gergo quotidiano e alcuni quando parlano, non so, è sempre il solito mantra che ripeti, no? E sembra quasi che sia una litania, qualcosa che deve tenerti occupato, una cosa noiosa, dai, basta adesso col tuo mantra. Invece è molto importante che nel concetto dello yoga, mantra vuol dire quello che libera la mente. Tra sta per liberare e man sta per mente. Quello strumento acustico è uno strumento acustico che aiuta a liberare la mente. Quando viene prodotto un mantra, perché dovete sapere che i mantra vengono prodotti da persone molto sviluppate, persone che hanno raggiunto il samadhi spesso. Quando una persona raggiunge il samadhi più alto, diventa tutt'uno con la mente dell'universo e a quel punto, per trasmettere questa esperienza agli altri, produce dei mantra. Come fa? Vibra questi suoni che Dada diceva, questi suoni in sanscrito, ce ne sono una cinquantina di suoni, tipo la, ma, va, ga, cha, ta, eccetera. Ok? Abbiamo questi suoni che sono in sanscrito, ma non è che tutte le parole in sanscrito sono dei mantra. Vengono selezionati alcuni suoni in particolare e poi questa personalità molto sviluppata vibra questi suoni insieme e a quel punto viene chiamato Siddha Mantra, mantra perfetto, mantra che ha Siddha, ha un potere spirituale. Ecco perché, diciamo, la cosa più forte, più potente all'interno di quello che possiamo chiamare nella la meditazione dello yoga è proprio avere un Siddha Mantra, che ha sia un potere acustico, ma anche un significato che è la meta stessa della meditazione. Nel mantra ci deve essere dentro anche la meta della meditazione. Infatti Baba Nam Kevalam contiene questa meta già, esiste solo la coscienza suprema, c'è già Dhyana dentro. Di solito la nostra mente sta pensando, abbiamo tanti pensieri, come varie onde, no? Pensiamo un'altra cosa e così avanti. Cosa facciamo? Cerchiamo di, in mezzo a tutti questi pensieri che arrivano, che molte volte non abbiamo controllo, è come una stazione di treno dove la gente entra, esce, passa di qua e di là, così sono i pensieri che arrivano nella nostra mente. Così arrivano tutti questi pensieri. Noi, in quel momento, cosa facciamo? Prendiamo il mantra come il pensiero principale. Cerchiamo di non pensare alle altre cose che stanno arrivando e di concentrare nel mantra. Il mantra inizia a dominare la nostra mente e gli altri pensieri rimangono, arrivano, però il nostro sforzo è di tenere il mantra e lasciare che gli altri pensieri passano, ma non diamo attenzione agli altri pensieri, che possono essere pensieri anche belli o pensieri non belli. Molte volte pensiamo, ah, quando c'è un pensiero bello, lascio la mia mente andare in quella direzione. Ma no, comunque stiamo cercando di tenere la mente nel mantra, nella idea del mantra. È un sforzo, mantra, pensieri, però poco a poco la onda mentale che era molto, diciamo, agitata nella nostra mente, poco a poco inizia a calmarsi, prendendo di più e di più la vibrazione del mantra. Così si calma un po', ancora un po', ancora un po'. Se riusciamo a concentrare pienamente nel mantra, raggiungiamo un stato molto profondo. Se non riusciamo, comunque stiamo sviluppando. L'onda mentale sta cambiando. Più noi manteniamo
il mantra nella mente, anche durante il giorno possiamo mantenere una onda mentale più armonica. Questo sarebbe il lavoro del mantra. Nel processo di meditazione con il mantra abbiamo delle fasi. Scusa. Usando il mantra riusciamo a ritirare la mente dal mondo esterno. Concentriamo nel mantra, riusciamo a concentrare. Teniamo l'ideazione del mantra, facciamo la mente muovere verso la meta. E questi sono dei punti della Stanga Yoga. Ritiro della mente dall'esterno, Pratyahara. Così il mantra aiuta nel Pratyahara. Concentrazione, Dharana. Il mantra aiuta nel Dharana. Ideazione, meditazione, Dhyana. Il mantra aiuta nel Dhyana. Così il mantra è veramente un strumento molto forte, molto utile, molto importante per quelli che meditano. Kamaleshwara. Sì. Ora abbiamo sentito la teoria del mantra e adesso facciamo la pratica del mantra. E, è come parlare di quanto sana è l'acqua, ma non si beve. Così la cosa più importante è usare lo strumento del mantra. Il mantra è proprio come è uno strumento, è un attrezzo che è come una zattera che ti porta da una riva all'altra. Da una parte dove la mente è più grezza, la porta in un livello più sottile. E adesso faremo insieme una pratica che dura circa 15 minuti, dove canterò un po' il mantra. Ci saranno dei momenti di silenzio dove voi recitate il mantra mentalmente. Ok? Se volete cantare quando lo canto anch'io, ovviamente voi siete muti perché con Zoom diventa poi troppo confusa la situazione, però se voi cantate a voce alta ha più effetto per meditare. La domanda che faceva prima è Elisa, che differenza c'è il kirtan e mantra? Diciamo che il mantra, un mantra universale, si può cantare nel kirtan. Invece il mantra personale non si canta, non si dice a voce alta. Quello è il mantra personale. Così adesso noi faremo con il mantra universale, possiamo fare il kirtan cantando a voce alta e poi invece quando meditiamo, per chi non ha proprio il mantra personale, può usare il mantra universale. Ok? Così vi... Cambio poi la mia. Sì. Faremo delle melodie semplici. Quello che vi chiedo è proprio di vibrare la vostra mente e tenendo gli occhi chiusi, fate già un pratyahara. Cantando. Già vibrate voi stessi e non si sentite più i suoni dall'esterno. Babanam kevalam, babanam kevalam. Babanam kevalam, babanam kevalam. Babanam kevalam, babanam kevalam, babanam kevalam, babanam kevalam, babanam kevalam, babanam.
ballan, babanan, e ballan. Babanan, e ballan, babanan, e ballan. Babanan, e ballan, babanan. Kebalam, babanam, kebalam, babanam, kebalam, babanam, kebalam, babanam, kebalam, babanam, kebalam. Babanam, kebalam, babanam, kebalam, babanam, kebalam, babanam, kebalam, babanam, kebalam, babanam. Babanam, Kebalam, Babanam, Kebalam.
Babanam kevalam babanam kevalam babanam kevalam babanam babanam kevalam babanam kevalam babanam kevalam babanam babanam kevalam 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 Babanam Babanam kevalam Babanam kevalam Babanam Babanam kevalam Babanam kevalam Babanam kevalam Babanam kevalam Babanam kevalam Babanam 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 Babanam kevalam Babanam kevalam Babanam Babanam kevalam Babanam kevalam Babanam kevalam Babanam Babanam kevalam Babanam kevalam Babanam Mantenete la concentrazione sul mantra, cantatelo internamente, ripetetelo dentro di voi. Con il suo significato, l'ideazione è molto importante.
Babanam Kevalam. Babanam Kevalam Baba. Babanam Kevalam. Babanam Kevalam. Babanam Kevalam Baba. Babanam Kevalam. Babanam Kevalam. Babanam Kevalam Baba. Babanam Kevalam. Babanam Babanam Kevalam Baba. Babanam Kevalam. Babanam Kevalam. Babanam Kevalam Baba. Piano, possiamo aprire gli occhi e muovere lentamente il corpo. Piano piano, ritorniamo ad aprire gli occhi e lentamente possiamo stirare il corpo, massaggiarci le ginocchia. Bene. Siamo di nuovo qui, tranquilli. Questo è un modo di meditare molto, molto semplice che voi potete fare a casa tutti i giorni. Cantare un mantra. Quando si canta, qual è il beneficio? Che stiamo utilizzando le corde vocali, lo stiamo ascoltando, possiamo muoverci, così tutto questo tocca il corpo, mente e aiuta a fare passaggio della vita quotidiana alla meditazione in silenzio. Così in mezzo abbiamo la parte del movimento, canto del mantra. Dopo silenzio. Silenzio
in posizione immobili, meditazione profonda. A quel punto il mantra rimane solo nella mente. E questo si può fare tutti i giorni, due volte, mattina, sera. Meditazione facciamo con stomaco vuoto, così prima di colazione, prima di cena, prima di dormire, sono buoni momenti per meditare. Se riusciamo a fare due volte al giorno, meglio ancora. Così è come, per esempio, la prima meditazione del giorno ci prepara tutto e dopo la seconda consolida. No? Come è oggi, siamo in questa crisi, per uscire da crisi hanno inventato questo vaccino. Il vaccino anche si prende la prima dose e dopo, per veramente funzionare, la seconda. Uguale la meditazione, prima dose la mattina presto, la seconda più tardi nel giorno, prima di cena, prima di sera, così abbiamo il massimo dell'effetto. Bene, abbiamo lasciato questi minuti adesso per domande. Domande che avete e cosa, perché uno dei punti principali per lo sviluppo personale è fare le domande giuste, le domande che quando diamo la risposta la persona può utilizzare nella vita di ogni giorno. Così oggi, per esempio, abbiamo iniziato con le domande che erano relazionate alla pratica. Queste sono le domande molto importanti. Se avete delle domande adesso, abbiamo questi ultimi minuti della classe di oggi. Può essere relazionato al mantra? Sì, per favore, avanti. Io avrei una domanda, no? Sì. E non so se sbaglio, nel senso quando pratico a volte la meditazione, come che a volte non è che mi viene un'intenzione nella mente o una parola, sino è come un silenzio a volte totale, come di un contatto molto molto profondo, no? Senza un'intenzione neanche mentale. Quello è un errore? Devo dargli sempre un'intenzione o non so se faccio bene a restare in quel silenzio, che può darsi che mi aiuta il respiro o mi aiuta il mantra, ma dopo come un contatto molto, molto profondo. Ok, a questo punto il mio suggerimento sarebbe di stare un po' come stai facendo e addizionare un po' di tempo con il mantra, così unire le due cose. Questo sarebbe il mio consiglio per adesso. Ok, grazie. Mm-hmm. Alessandra dice, se arrivano pensieri durante il mantra, cosa si fa? Ricordi, immagini, cosa facciamo? È normale che arrivano, come io dicevo prima, no? Che questi pensieri ci sono lì. E dopo noi cerchiamo di mettere il mantra. E i pensieri non è che vanno via così facilmente, perché sono abituati a venire nella nostra mente. Perciò noi, come sforzo volontario, è quello di pensare al mantra. I pensieri arrivano per conto suoi, per conti suoi. Poco a poco, quando noi abbiamo un migliore controllo della mente, quei pensieri diminuiscono, così la mente diventa più tranquilla. Perciò non importa se stanno venendo questi pensieri, quello che importa è che il nostro sforzo cosciente è quello di tenere la tecnica. Camelia Marilena dice, la respirazione deve essere profonda o automatica? Per adesso, con il mantra Bhavanam Kevalam, possiamo lasciare la respirazione come viene, senza dare molta attenzione alla respirazione.
quando si passa a una tecnica successiva, si dà un po' più di attenzione alla respirazione. Così per adesso, come viene, va bene, si sta tranquilla, va bene, e no, non bisogna dare molta attenzione in questo momento alla respirazione. Faremo un po' gradualmente. Quando la mente pensa a qualcosa di vasto, di grande, di infinito, è come sorpresa, sospesa un po' in questo pensiero di grande, e quando uno pensa a qualcosa che non ha molte onde, ma è vasto, anche il respiro poi si calma. Questa è la specialità di questa meditazione, che in qualche maniera il mantra, avendo questa vibrazione spirituale, in più questa idea che tu ti immergi nel grande, nell'infinito, questo feeling, questa ideazione che avevamo sentito, questo dhyan, di sentirsi per un attimo non più la goccia, ma l'oceano, questa sensazione che noi ricreiamo nella nostra mente, porta proprio quasi uno stand-by del respiro. Così non deve, bisogna fare un respiro profondo, consapevole, con le pause lunghe. Si può iniziare a fare delle respirazioni bene prima di iniziare, ma è molto più importante stare concentrati sul mantra e sull'idea del mantra. Questa poi, di riflesso, calma ancora più velocemente il respiro. È come quando una persona legge un libro bello, quando è completamente concentrata nella lettura e nella storia. Non so se l'avete avuto questa esperienza. Alla fine uno non sente che sta respirando, giusto? È così assorbito. Se voi guardate un film bellissimo, siete assorbiti nel film, uno non sente mica più che sta respirando. Gode completamente del film, del libro. Così anche questo, quando ripetete il mantra, ripetetelo e godetevi questo significato. Quando siete nel dhyana, in questa idea di abbandonarvi, come dicevamo, questo lasciarsi andare, trasformarsi dal piccolo nel grande, questo porta automaticamente a respiro molto, molto lungo. Che Altre poi va a domande? Sì, altre domande c'è qua. È normale sentire il peso del nostro corpo? Io direi che in diverse situazioni si possono sentire diverse sensazioni. Così, come in quel momento la nostra mente non sta andando in tante altre cose, è rimasta un po' dentro. È normale che uno sente di più il proprio corpo. Così, però altre persone possono avere una sensazione diversa. E comunque non è un problema, è una sensazione che succede, come ci possono succedere tante altre sensazioni. La idea è non direzionare la mente, comunque tenere la mente nel mantra. Perché altre sensazioni, altri pensieri, invitiamo che vengano, vanno via, però coscientemente, volontariamente, è la idea di pensare al mantra, il significato del mantra, la sensazione del mantra. Un'altra domanda che fa Anna è se ci sarà qualche corso in presenza a Milano. Appena possiamo, a Milano ci andavo anche spesso perché insegnavo in una scuola di formazione per insegnanti di yoga anni fa, poi ne abbiamo aperto una noi. Però quando è venuto il Dada, le ultime volte abbiamo fatto anche delle attività, diciamo così, in Nord Italia. Eravamo a Parma, vicino a Parma, ho fatto un weekend con il Dada. 2 anni fa, cioè un anno e mezzo fa circa, e per cui sì, sicuramente quando possiamo, per quello che dobbiamo attirare il Dada di nuovo. Il Dada oramai 20 anni, ho fatto il conto, 20 anni che sei negli Stati Uniti, Dada, ci hai lasciato qua da 20 anni fa, mi hai lasciato qua 20 anni fa, e penso che è ora che devi ritornare un po' a stare in Italia per qualche anno. E se sono d'accordo anche gli altri, creiamo questo pensiero collettivo. Ok. Qua dice Marilena, al mattino faccio molta più fatica a concentrarmi, mentre la sera meno. Succede, per esempio, io sono uno di quelli che la mattina dipende dal bioritmo, dipende anche ci sono quelli che si svegliano bene la mattina, sono già dei galletti, ne conosco qualcuno qua in casa, che è proprio già alle 5 di mattina, però
però io personalmente non mi sento incarnato dentro di me, anche faccio fatica a concentrarmi bene. Invece la sera mi viene molto più facile. Penso questo dipende un po' dal bioritmo di ognuno, no? Ecco perché... Sì, dopo c'è qua. Andiamo avanti. Che tempo sta finendo, abbiamo molte domande qua. Ma il mantra universale, fatto anche in quello personale, ha un effetto diverso rispetto ad uno proprio. L'idea è questa, vedo di spiegare. Il mantra universale tutti possono usare, cantare, si canta tutti insieme e così. Il mantra personale è un mantra di solo due sillabe che uno ripete solo per se stesso. Il mantra personale anche si insegna in una intervista personale, si trova con un insegnante, un acharya, e uno impara il mantra personale. Così il mantra personale, possiamo dire che anche quando impariamo il mantra personale, prima della meditazione possiamo continuare a cantare quello universale, perché quello lì rimane sempre come una preparazione molto buona per la meditazione. E dopo, quando si va in silenzio, invece di tenere il mantra universale, che è quello di 8 sillabe, uno passa al mantra personale, quello di 2 sillabe. Questo sarebbe un modo come usare i due mantra. Bene. Anna dice che viene da piangere a cantare il mantra, e sì, non sei l'unica, specialmente quando uno lo fa all'inizio, è così. È normale sentire cantare qualche altro il mantra e sentire che non è il mio ritmo? Ci sono anche queste situazioni che magari non è la tua melodia, ma il mantra, a prescindere dalla melodia, funziona lo stesso. Anche se non è perché è la melodia bella che il mantra funziona. Il mantra funziona anche se uno è stonato e anche se la melodia. Ovviamente c'è questo conflitto forse di estetica, ma dal punto di vista spirituale il mantra funziona lo stesso. Bene. L'ho testato molte volte con i bambini, quando insegno a scuola con i bambini. Non è che una melodia è più efficace dell'altra. Ovviamente ci sono delle melodie che sono più affini, commuovono più le persone, però il mantra, ce ne sono migliaia oramai di melodie con Baba Nanak e Valam. Ognuno può scegliere quella che è più adatta, però alla fine è il mantra che funziona, non è la melodia. Dopo c'è qui, ci darete poi info per come avere il mantra personale, sicuramente. Vediamo di secondo si sviluppa la situazione, come si possiamo fare per insegnare le tecniche più profonde quando... andiamo avanti con il corso, dopo il corso vediamo secondo la situazione. Sì. Bene, penso che per oggi rimaniamo così. Avete una settimana per praticare e vediamo la prossima settimana le vostre esperienze, anche con le varie cose che abbiamo parlato, anche il Yama Niyama, anche la meditazione, il mantra e tutto. Questo è quello che avevo per oggi. Kamaleshwara? No, io volevo solo salutare tutti e ricordarvi che meditazione nello yoga è chiamato sadhana. Sadhana vuol dire uno sforzo per arrivare alla meta. Bene, grazie a tutti, grazie per il vostro tempo. Namaskar. Alla prossima, namaskar. Al prossimo giovedì. Namaskar.